Pontefice, uno dei favoriti di questa prima e medio fondo dei fiori. Cesare, secondo te dove avverrà la svolta decisiva? Sicuramente gli ultimi chilometri di Avola Antica, dove diciamo scateranno daranno proprio il via alle danze i favoriti e i probabili appunto di questa corsa di oggi. Tu la gara la farai su chi? Bah, sicuramente correrò all'attacco perché non mi piace marcare persona uomo, però sappiamo i favoriti chi sono e appunto chi potrà aggiudicarsi questa medio fondo, questa gara di oggi. Ok, grazie. Prego. Concetto Intagliato, un altro dei favoriti di questa prima e medio fondo dei fiori. Allora Concetto, secondo te dove avverrà la svolta decisiva? Allora, io spero che la svolta decisiva ci sarà su Villa Bibbia, ma molto probabilmente a metà della prima salita, dopo per vedere, sicuramente. Gareggerai su qualcuno in particolare oppure avrai via libera? No, gareggerò io per i fatti miei e poi nel finale, se sarò davanti, cerco di fare sempre la mia corsa. Allora in bocca al lupo. Crepi. Daniele Callafiore, uno dei favoriti di questa prima e medio fondo dei fiori. Allora Daniele, secondo te dove avverrà la svolta decisiva? La svolta decisiva tutti aspettano la salita finale, però secondo me ci saranno delle fughe subito dopo la trota, cioè praticamente all'entrata di Palazzolo, primo strappetto. Correrai su qualcuno in particolare oppure avrai via libera? Su Daniele Calafiore, su me stesso. Quindi praticamente punti a vincere? Vince, vediamo che mi dice a la testa, sì, vediamo che mi dice la testa. Ok, grazie. Sandro Motta, hai visto che hai visionato il percorso, cosa ne pensi? Ma il percorso è abbastanza impegnativo per scalatori veri. Venendo con la macchina ho visionato diciamo, la salita, gli ultimi chilometri, ed è abbastanza dura. I primi chilometri sono abbastanza pedalabili, poi dopo però o ce n'è. Secondo te avverrà appunto lì la svolta decisiva? Ma penso di sì, qualche fuga potrà partire durante la gara, ma se c'è qualche squadra che si organizza la fuga la riprendono e poi nella salita linea di più arriva. Lotterai su qualcuno in particolare oppure avrai via libera e andrai sempre all'attacco? No, io farò la mia gara sperando di fare il meglio possibile. Ok, grazie. Prego. Digli di dove veniamo almeno, no? Veniamo da Falcone. Provincia di Messina. Provincia di Messina. Ciclista amatore, abbastanza forte. Amatore sei tu. Amatore è lui. Un nome. Io Antonio Munafoglio. Detto Fabian. Fabian Cancellara. Allora sei il favorito. Sì, sì, su queste terre. Però gli devi dire alle ultime 7 km di stare attento. Se vuoi possiamo fare anche adesso l'intervista del dopo gara. Purtroppo ha avuto dei problemi meccanici e quindi non ha potuto. La facciamo adesso così. Poi magari se non hai tempo. La nostra mascotte Andrea, detto Wiggins. Wiggins. Da questo momento ti autorizziamo a pubblicare qualsiasi cosa. Ok, grazie. Ma Marzo, lui è Marzo. Marzo prosegui. Solo il suo sovrasto. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Emanuele Rizza, uno dei favoriti di questa prima e medio fondo dei fiori. Allora Emanuele, secondo te dove avverrà la svolta decisiva? Secondo me oggi ci sono due gare, una ai primi 90 km e l'altra il finale sulla salita di Avola Antica. Ma il punto decisivo è Avola Antica e spero che la corsa sarà lì dove si può veramente attaccare e fare la differenza. I favoriti sono tanti, io si cerco di vincere, fare dai. Il meglio, sì, si punta a vincere, a far bene. Ok, in bocca al lupo a tutti. Ok, grazie, in bocca al lupo anche a te. Il sindaco di Avola, Luca Cannata. So
di questa prima medio fondo dei fiori, Fabio Alessi. E allora Fabio, descrivici brevemente com'è andata la gara. È stata una gran bella gara, e già andature veloci subito dal primo minuto, perché tutti giustamente cercavano di farmi fuori, e come già tutti ben sapevano io ero il favorito in questa salita, quindi cercavano tutti di andare in fuga. Io ho supportato di una grandissima squadra, grazie anche a loro, perché senza una squadra non si può vincere una corsa come questa, e ringrazio infatti tutti i ragazzi, la squadra, a partire da tutti i dirigenti, dai ragazzi, tutti in assoluto, e mi hanno portato ai piedi della salita, ho dato tutto il mio massimo, finalmente dopo una settimana di pressione da gente che tutti ti davano come favorito, ce l'abbiamo fatta. Infatti proprio da favorito hai rispettato appunto il pronostico. All'inizio della gara è andata subito via una fuga di due atleti, e la tua squadra abbiamo visto che si è organizzata molto bene, appunto, infatti si è messa a tirare e andare a riprendere la fuga, ti ha portato ai piedi della salita. Proprio quando è iniziata la salita al primo GPM solo un uomo è riuscito a venirti dietro, figura, ma poi infatti l'unico di cui io avevo un po' paura era Nino, perché giustamente Nino è un gran corridore, uno che cammina, e a dire la verità io mi spaventavo solo di lui, e giustamente io la gamba ce l'avevo buona stamattina, infatti facevo come un pazzo perché volevo tutta la squadra avanti che mi portava ai piedi della salita, e ho dato il massimo, ho visto che la gamba c'era stamattina, quindi quando la gamba c'è, non per gli altri, ma sono sicuro non ce n'è per nessuno. Quindi tutta la squadra ha fatto un ottimo, anzi ottimissimo lavoro, visto che appunto sei riuscito a raggiungere a braccio acceso il traguardo. A chi dedichi questa vittoria? Questa è una vittoria di tutta la squadra, la dedico alla squadra, ai ragazzi e alla mia famiglia che mi dà fiducia e mi sopporta in tutta questa cavalcata, perché tu sai, la bici sono sacrifici miei, della famiglia e di tutti. Va bene, complimenti e grazie ancora. Grazie. Terzo classificato di questa prima medio fondo dei fiori, Paolo Mezzasalma. Abbiamo visto una gara ricca di attacchi, ma dominata tra virgolette del team Rubino Pappalardo Augusta, con uno strepitoso Fabio Alessi che sulla salita finale è riuscito a sganciarsi e a giudicarsi questo prima medio fondo dei fiori. E per quanto riguarda la tua squadra, che tattica diciamo ha usato per contrastare la vittoria di Fabio? Ma c'era un mio amico in fuga, Bocchieri, poi purtroppo è caduto e l'abbiamo ripreso a 10 km dall'arrivo, e poi la salita Alessi è subito attaccato a piedi della salita, subito, poi la salita è dura e purtroppo ho fatto terzo. Quindi praticamente appena è partito Fabio abbiamo visto che siete stati tu e figura a reagire, ma poi giustamente le forze sono venute a mancare. E invece appunto questa salita come l'hai gestita tra virgolette, appunto perché sei arrivato terzo? Ma non conoscendola, piano piano ho iniziato a salire, ma la salita è dura ed è lunga, circa 8 km. E niente, ce l'ho fatta alla fine. Quindi come punto di riferimento avevate sempre diciamo Alessi davanti, però giustamente le forze erano quelle che erano. Ok, complimenti e grazie ancora. Grazie. Ci troviamo con il presidente del team Rubino Pappalardo Augusta. Abbiamo visto una squadra molto competitiva, molto combatta e molto unita. E quali sono le tue opinioni appunto riguardante questa squadra? Buongiorno, le opinioni sono le massime. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo discusso pre-gara. Abbiamo schierato la squadra davanti per portare Fabio Alessi ai piedi dell'ultima salita e ci siamo riusciti perfettamente. Se n'è andato una fuga, l'abbiamo tenuto sotto controllo, come si suol dire, messi a bagnomaria. E ai piedi della salita già erano state riprese. Poi ha attaccato Fabio. Infatti abbiamo visto un Fabio Alessi strepitoso in questa salita, che è stato l'unico appunto a giungere sul traguardo a mani alzate. Un ringraziamento ovviamente va a tutta la squadra, visto che appunto Alessi è riuscito a vincere. Ringrazio tutta la squadra, ma ringrazio anche tutti quelli che sono venuti per affrontare questa gara, che per noi è stata la prima. Spero che non sarà l'ultima, ci saranno state sicuramente molte cose da rivedere, però credo che tutto sommato sia stato un bellissimo spettacolo per tutti. Complimenti a tutti quelli che sono venuti, complimenti anche al secondo Nino Figura, un fortissimo corridore, e al terzo Mezzasalma, che sono arrivati un po' staccati, però alla fine hanno combattuto bene contro Fabio Alessi. Perfetto, complimenti e grazie ancora. Grazie ancora a voi.